chi è il primo reddito di cittadinanza? All'apertura degli sportelli qualcuno è già in fila. Sono una decina le persone in attesa di essere chiamate per consegnare la domanda per il reddito di cittadinanza. Siamo a Napoli, in un CAF della periferia est, Ponticelli, ricca di industrie e disoccupazione. Qui nessuno vuole farsi riprendere, ma basta poco a capire che in questo ufficio oggi c'è lo specchio della società più bisognosa. Uomini in cerca di lavoro da anni, genitori disoccupati con figli minori e famiglie con disabili a carico. Non ce la fai proprio. Ma solo se deve comprare solo cibo, a medicina, mia figlia che sta sempre all'ospedale, compra sempre medicina, ma non ce la fai. Il contributo economico li aiuterebbe senz'altro a respirare, ma il reddito di cittadinanza è per molti, soprattutto, speranza di trovare lavoro. 6 anni disoccupato, senza reddito, sono finiti le scorte, a me sinceramente mi creda, è mortificante vedere questa cosa, a 61 anni. Non credo che posso vivere dall'elemosina. Però meno male che c'è l'elemosina, se no potrebbe proprio vivere. Prossimo appuntamento a metà aprile, quando arriveranno le prime risposte dall'INPS. Allora, una volta presentata la domanda, l'INPS valuterà se rientra, le comunicherà se è rientrato e poi alle poste metterà a disposizione una card con l'importo erogato.